Ciao a tutti, benvenuti a casa mia e al canale Iccio the Cook. Oggi, come potete vedere, faremo un piatto di pesce, faremo una zuppa di pesce senza lische. E oggi sono passato in pescheria questa mattina e ho trovato queste cose qua molto, molto belle e buone. Ho trovato del calamaro, delle cannocchie. Poi ho trovato dei filetti già fatti di gallinella, delle triglie, guardate che belle che sono, queste triglie qua, le andremo a sfilettare, scampi e gamberoni, con le lische, con i carapaci, tutto quanto faremo il fumetto lo prepareremo con sedano, carota, cipolla, aglio, un po' di salsa di pomodoro che faccio io, prezzemolo, immancabile olio, vino a sfumare, del buon vino della cantina di Monteforte Nardello, sempre del mio amico Daniele e Federica, che ringrazio sempre, e del sale. Il tutto verrà preparato a crudo, il pesce lo metteremo qua dentro, andremo a mettere dentro il fumetto che prepareremo fra un po' e coprendolo tutto quanto andremo in forno a 170 gradi per una mezz'oretta. Il tutto lo serviremo con dei crostini di pane all'aglio. Siamo al punto dello sfiletto, vi faccio vedere. Allora, prima cosa cercherò di togliere intanto con anche il dorso del coltello, come vedete, le cosiddette squame, perché queste andrebbero a rovinarmi il piatto. Tanto non ce ne sono molte, si fa presto, si fa così col dorso del coltello se non avete l'attrezzo giusto. Fate così, andate. Eccole qua, come vedete. Andate delicatamente, non serve schiacciare molto, eh. Qua. Andiamo a lavarlo un attimo, ecco, ve ne accorgete comunque toccandolo. Mettiamo qua un attimo, puliamo tutto, se no ce le ritroviamo dopo. Ecco qua. Ora incidiamo qua dietro, così. Prima cosa togliamo anche queste parti qua, le pinne, sotto, così, qua non c'è, eccola qua dietro, ecco qua. Allora, semplicemente ora. Ne sono più, andiamo ad incidere così e da qua tagliamo così, incidiamo il dorso, arriviamo fino qua, cerchiamo di togliere tutto quanto. Partiamo da dietro. Andiamo avanti. Questo è il primo filetto. Se ci sono lische, basta far così. Rigiriamo, partiamo da qua, avanti, eccolo qua,
questo è il secondo filettino. Un po' sicuramente di lische ci sono, ma sono talmente piccole che dopo queste qua si possono andare via. Ecco, questo qua chiaramente non va buttato niente, questo adesso lo recupereremo e lo metteremo dentro per fare il fumetto. Vi farò. Allora, eccoci qua. Prepariamo, togliamo questi qua. Così. Andiamo dentro da qua. Attenzione a non bucarvi, eh? E cominciamo a tagliare. E andiamo fino sopra. Può aprire e vedete che bello polposo. Questo lo metteremo dentro intero così che dopo ognuno si farà il suo boccone. Allora, adesso metteremo dentro il pesce crudo a pezzi, giusto per trovarcelo già pronto dopo da mangiare, a boccone. Questa abbiamo messo la triglia. Posizioniamo la gallinella, a bocconi. Così. Spettacolare. Poi passiamo al nostro calamaro.
Eccoci. E lo scampo. Ah, ecco di là. Se vi avanza qualcosina, non vi preoccupate, che intanto questo si può mangiare sempre piastrato in 2 minuti è pronto. Ora andremo alla preparazione del fumetto, che andrà fatto appunto con un filo d'olio, così, accendiamo, al massimo, ci mettiamo dentro dell'aglio, schiacciamo. Appunto, come si prepara un buon fumetto. Mettiamo dentro anche la cipolla, mettiamo dentro così, metà divisa in due, la facciamo arrostire un po'. Pezzi di carota, pezzettino di sedano, facciamo prendere e mettiamo tutto quello che avevamo prima, carapaci, e lasciamo che si arrostiscano bene, è importante. Quasi che lì non si attaccherà niente perché è un antiaderente, ma che siano bene, bene, bene tirati. Lasciamoli su. Prendiamo la cappa. Poi andremo a sfumare con del vino bianco, scusate, del vino bianco. Qua non sarà evaporato il tutto. Vi faccio vedere. Congelatore, questi sono pezzi di ghiaccio. Quest'estate ho fatto la salsa di pomodoro con, tra virgolette, lo scarto che sarebbe l'acqua del pomodoro, l'ho congelata appunto per queste occasioni. Quindi qua andremo a metterci dentro l'acqua, il ghiaccio che si è formato, shock termico, mi toglierà tutto quanto il gusto, il sapore che c'è nel carapace, nella lisca, nella testa appunto del pesce. In questo modo avrete un fumetto di pesce che è eccezionale. Vedrete che la differenza la fa proprio questa cosa qua. Se non avete chiaramente questa qua, cosa fate? Prendete un po' di concentrato di pomodoro, lo unite lì dentro e solamente con del ghiaccio o dell'acqua ben ghiacciata andrete a fare questo shock termico. Adesso lasciamo 5 minuti che tutto il pesce, le lische si attaccano sotto, che prendono un bruciore, e poi andremo a vedere la sfumatura appunto sia del vino bianco che lo shock termico con del ghiaccio. Sfumiamo. Adesso lasceremo andare via tutto l'alcol, aggiungeremo la passata di pomodoro, riporteremo su a temperatura alta e poi andremo ad aggiungere appunto il ghiaccio. Copriamo mezz'ora, andremo a filtrare e dopo col sughetto che arriverà andremo a riempire queste qua, andrà in forno. Intanto il forno è già acceso, andrò ad abbrustolire del pane nel frattempo, che dopo lo serviremo insieme appunto al tutto. Mettiamo. L'alcol se n'è andato, andiamo dentro col pomodoro,
mettiamo su bene la temperatura ancora. È il momento di inserire il ghiaccio, non ho messo sale, non lo metterò fino a che non sono andato a filtrare il tutto, per un semplice motivo, perché dopo ho paura che la concentrazione appunto del liquido con tutto questo pesce che è già salato di suo mi vada a rovinare appunto. Mettiamo dentro i pezzi di ghiaccio. Così, perché questo bel blocco. E adesso, mescolando lo shock termico che gli dà appunto questo ghiaccio, mi tirerà fuori dai carapaci tutto quello che c'è di buono. Dal bollore, quando comincerà a bollire, calcolate una mezz'oretta a fuoco lento dopo. Adesso copriamo. E lasciamo arrivare. La zuppa è pronta, spegniamo, adesso andremo a filtrarla qua dentro e ci spostiamo, spegniamo anche la cappa, andremo a inserire tutto quello che c'è qua dentro. Schiacciare bene. Mettiamo tutto dentro. Eccoci qua. Ecco, questo è il brodetto che ne risulta. Ok, lasciamo qua dentro, spostiamo. E adesso con il mestolo andiamo ad riempire il tutto e passeremo in forno. Ecco. Allora, ora inseriremo a 180 gradi, 170, per una mezz'oretta. Il tutto si rapprenderà bene, si cuoceranno bene anche i pesciolini che ci sono dentro. Finiremo con un giro di pepe, con un crostino di pane, un po' di
Eccoci, attenzione a scottarvi, adesso andiamo a finirlo appunto con una giratina di pepe, di sale l'abbiamo assaggiato ed è a posto, un po' di prezzemolo, per dargli un po' di colore, abbiamo brustolito come abbiamo detto il pane e l'abbiamo grattugiato con un po' di aglio. Fettine. Così. È bella piena, quindi è difficoltoso anche mettere il pane. Comunque ce la faremo. Eccoci qua. E una giratina d'olio. Camera friend un istante, eccoci. Olio crudo. Ecco. Signori, se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like. Ora ho già il camera friend e il disturbatore numero uno che stanno attendendo, ma nel frattempo si sta raffreddando. E un saluto da Maurizio e dal canale Icio di Cook. Alla prossima ricetta. Ciao!